Adagiato tra le sponde del fiume Hida e incorniciato dalle Alpi giapponesi, il Ryo Kansui Meikan accoglie gli ospiti nei suoi ambienti eleganti e spaziosi, che esprimono un connubio perfetto tra modernità e tradizione. I dettagli architettonici e decorativi, assieme ad una calorosa ospitalità, rivelano un'anima del tutto giapponese. Camere e aree comuni arredate in stile tradizionale e un incantevole giardino privato arricchito con cascate e un lago di carpe che si apre di fronte alle ampie vetrate della hall. La posizione privilegiata a pochi passi dalla stazione e dalle maggiori attrazioni della città rende il Ryo Kansui Meikan una base perfetta per visitare Gero Onsen. A questo si aggiunge il servizio impeccabile e tanti spunti per il relax che rendono il soggiorno ancora più piacevole. In ogni momento della giornata ci si può concedere un bagno caldo tra i vapori dell'acqua termale dell'onsen e sorseggiare un tè nella hall affacciata sul giardino per cogliere le sfumature delle stagioni o direttamente nella propria stanza mentre si ammira il meraviglioso panorama sulle montagne e sul fiume Hida. La proposta gastronomica dell'hotel Ryo Kansui Meikan rende omaggio alla natura che circonda Gero Onsen attraverso specialità tradizionali a base di ingredienti freschissimi e stagionali che danno vita ad un connubio armonioso di sapori, profumi e colori. La presentazione, raffinata e curata come un'opera d'arte, è un piacere per gli occhi e un'emozione per l'anima. E dopo cena non c'è niente di meglio che concludere la giornata rigenerandosi con un bel bagno termale. Tutte le stanze hanno ovviamente il bagno privato, sia inteso proprio come bagno sia come toilette privata. E poi ci sono tre grandi bagni pubblici, cioè gli onsen, che sono con l'acqua termale. E in molte stanze c'è anche la vasca privata con acqua termale. E il bello è che ogni zona termale ha un'acqua molto caratteristica. La caratteristica qui di Gero, come dicevo, è proprio di lasciare la pelle molto liscia. Ha una sensazione piacevolissima che non ho visto in nessun'altra zona del Giappone. Al mattino, dopo la notte trascorsa sul tatami avvolti dalla morbidezza del futon, vi attende una ricca colazione con specialità per tutti i gusti ed esigenze. Dopo aver ricaricato le energie, si può ripartire alla scoperta del Giappone, lasciando il cuore a Gero Onsen.